Mattia Merelli è da poche ore, possiamo dire, il nuovo sindaco di Gazzaniga. Commentiamo anzitutto il risultato. Si aspettava un vantaggio simile? Si aspettava di raccogliere questi voti? Ma sapevamo di aver fatto un buon lavoro e quindi sicuramente la speranza era alta. Una competizione sicuramente a due liste per noi era una situazione un po' critica perché mai negli ultimi 20 anni a Gazzaniga è successo che ci fossero due liste. Ci siamo anche presentati esponendoci con dei simboli politici. Quindi sicuramente questo per noi era motivo di preoccupazione. Sapevamo che gli altri, comunque, era per loro l'occasione buona di cercare appunto di vincere, perché finalmente ci sono riusciti, diciamo, a fare una lista compatta, però la gente ha dato ancora fiducia a noi e questo ci fa molto piacere. Cosa pensa abbia voluto premiare, la gente votando voi? Ma secondo me sicuramente è contato tanto il lavoro fatto da Guido Valotti, che ringrazio pubblicamente perché negli ultimi 5 anni è stato disponibilissimo, è stato un grande maestro per tutti noi, ci ha dato la possibilità di crescere, ha diretto, diciamo, è stato il regista delle grandi opere che abbiamo realizzato, questo sicuramente ha pagato, noi abbiamo sfruttato, abbiamo utilizzato assieme a lui, diciamo, questa tornata e penso che sia uno dei valori aggiunti della nostra lista, aver comunque un ottimo biglietto da visita. La gente già aveva visto come lavoravamo e questo sicuramente ci ha premiato. Ha premiato anche la squadra, costruita con un certo sistema, cercando di andare a prendere elementi nelle frazioni, elementi validi, comunque ben visti dal paese e che hanno creduto nella nostra lista, hanno creduto nel nostro progetto e hanno creduto anche nel nostro programma elettorale ambizioso, ma comunque concreto e per cui siamo determinati a realizzare. Il prossimo passo adesso sarà la formazione della giunta. Ha già qualche idea in proposito? Beh, come avevo già detto in anticipo, la nostra lista è una lista composta da persone con esperienza e tutte capaci, quindi sicuramente non abbiamo problemi, non avrò problemi a creare quello che è la giunta. Non ho ancora riflettuto sinceramente su quella che sarà la scaletta, su quelle che saranno le persone, diciamo, che saranno direttamente al mio fianco. Posso anticipare che le preferenze che hanno dato, che la gente ha dato in modo massiccio avrà un ruolo importante, ecco, quindi il numero delle preferenze che hanno ricevuto i vari candidati sicuramente faranno la differenza. Quali sono invece le priorità, i primi temi su cui lavorerà la nuova amministrazione? Beh, diciamo che abbiamo già iniziato perché già questa mattina qualche problemino a destra e a sinistra l'abbiamo già dovuto risolvere. Il primo passo sicuramente è quello dell'approvazione del bilancio, bilancio che ci permetterà poi di definire le risorse per definire appunto i primi interventi già nel 2015. Quindi primo passo, approvazione del bilancio e poi stilare le linee programmatiche del nostro programma con le priorità che riteniamo opportune a partire dalle opere, dagli avvenimenti e da tutte le azioni che siamo determinati a fare.